Radio Radio by Night Roma, in onda dal lunedì al sabato a mezzanotte, su Radio Radio 104.5. By Night Roma, la trasmissione radiofonica della notte romana. Radio Radio by Night Roma. Oh, ragazzi, qua si continua a scoprire i comuni più importanti di Roma e provincia, quindi tutti, perché la regione Lazio ne ha di comuni e veramente sono tutti con delle caratteristiche uniche. Allora, dopo aver parlato di Genzano, Radio Radio se ne va a Ciampino. Io poi più mi avvicino a zona Castelli, quelle zone lì, e più sono contento perché sono cresciuto lì. E infatti a Ciampino ho passato un po' di tempo della mia vita, quelle famose comitive, eccetera. E tra l'altro devo salutare l'ex sindaco di Ciampino, che è Simone Lupi, che sicuramente starà ascoltando. Allora, noi qua abbiamo Giovanni Terzulli, e è un anno oramai che sei sindaco, no? Sì, un anno in questi giorni. Come va? Bene, bene, faticoso ma va bene. Non ti vedo stressato. No, reggo botta, come si dice. Come si diventa sindaco? Con tanta fatica, un po' di culo, sì, assolutamente. Okay. E poi bisogna far capire ai propri cittadini che c'è tanta voglia di fare e che ci si mette a loro disposizione per rendere bella la città. Ma era un tuo obiettivo di quando eri ragazzo? Ancora sei ragazzo o sei diventato sindaco? Ma era mio obiettivo fare politica, poi il fatto di diventare sindaco è stata, diciamo, sono state delle opportunità che ho saputo cogliere. Ok, quindi non da piccolo non dici a mamma e papà? Ma che volevo fare il politico, sì, non volevo fare il calciatore perché sapevo che ero negato. Certo, perché uno quando è piccolo fa il calciatore, esatto, o fa il politico, solo lì ti puoi salvare, esatto, o il dentista. Se no devi lavorare davvero, quindi. Esatto. Va bene, insomma, il sindaco di Ciampino è qui e allora io ti devo dire una cosa, sindaco, devi risolvere un problema per questo paese, che poi è quasi una città, che è quello di uscire da Ciampino quando ci entri. Cioè, via di 7 metri, via della stazione di Ciampino e viale Kennedy, e sono delle trappole. C'è una soluzione o rimarrà? Ma qualche soluzione la stiamo studiando, stiamo lavorando con la Ciampino è un po' circondata perché da una parte l'aeroporto, dall'altra parte Roma, ed è attraversata da quattro linee ferroviarie, quindi ha delle difficoltà oggettive per poter risolvere il problema del traffico. Però stiamo lavorando con aeroporti di Roma per cercare di creare delle tangenziali alla città per poterla scaricare del traffico di attraversamento, che è poi il traffico più importante. Ciampino storicamente è una città di attraversamento che fa da cinta di trasmissione tra Roma e Castelli Romani. Chiaramente questo ne subisce il traffico locale, però insomma con delle tangenziali e con delle cose che stiamo cercando di portare avanti, vedi il sottopasso di Casabianca con il quale stiamo lavorando con Simone proprio in regione per portarlo a realizzazione, sicuramente scaricheremo di molto il traffico della città. Oh, io la butto lì, avete mai pensato di fare una strada ad entrare e una a uscire, doppia corsia? E basta, dici, solo sì. Quelle due e basta? Una che entra, che ne so, via dei 7 metri puoi solo entrare, via della stazione puoi solo uscire. Ma il problema è che quelli sono il problema di vicinato, perché quella è Morena, quindi è Roma, e quindi diventa complicato gestirle insieme. È la verità, è la verità. Allora, a Ciampino che succederà questa estate? So che state preparando qualcosa di bello, e poi anche a settembre non c'è ancora un programma a livello di date, ma c'è un'idea molto importante. Sì, quest'estate stiamo lavorando per rimettere in piedi una cosa che era una tradizione della nostra città, che è il Cinestate, un'arena che era famosa diciamo nei castelli ma anche a Roma, perché il Cinestate Ciampinese era un evento molto sentito, quindi stiamo ricominciando dalle tradizioni, e il Cinestate è una di queste tradizioni. Stiamo mettendo insieme un po' l'insieme, siamo andati un po' lunghi perché purtroppo se è il primo anno bisogna fare un po' di rodaggio, e quindi siamo andati un po' lunghi con l'organizzazione, ma insomma quest'estate ce la dovremmo fare a dare un bel risultato ai cittadini, quindi non il classico cinema, le proiezioni, ma un programma ricco con ospiti e con eventi legati al cinema. Poi invece per il 26 settembre lavoriamo alla Notte Bianca. Ieri è stato lo scorso anno la prima edizione, quest'anno sarà una seconda edizione più ricca, più sentita, c'è grande attesa, i miei concittadini sono tutti quanti lì pronti ad aspettare questa data. Dicevo il 26, in realtà è il 29 di settembre, e probabilmente il giorno dopo ci sarà un grande mercato, una fiera, un expo per tutte le vie del centro, quindi prima la notte, una Notte Bianca,
passata all'insegna degli spettacoli, della musica, degli eventi, e poi una giornata legata al commercio, legata all'Expo. Avremo, ci deve ancora confermare, ma avremo 9 su 10 il campione del mondo di pasticceria come ospite a Ciampino, che è un nostro concittadino, quest'anno è diventato campione del mondo, e ci farà una scultura di ghiaccio, quella con cui ha vinto il premio, quindi daremo anche un profilo internazionale alla nostra città. Bene, premio che dobbiamo dare anche alla migliore gelateria che ci ospita ogni venerdì, che è la Fonte del Gelato. Anzi, fammi salutare Rino e Corinna. Tra l'altro Rino fa parte del Consiglio Comunale, consigliere. Sì, sì. Bene, allora, ritornando a Ciampino e al cinema, cine-estate, che tipo di cinema? Hai detto con degli ospiti, perché poi sai, il cinema c'è, cioè, commedia, che tipo di... Ma abbracceremo tutti quanti gli aspetti. C'è un gruppo di ragazzi che sta portando avanti un progetto che è il Cinema Ciampino International Film Festival, un festival di cortometraggi. Quest'anno sarà la prima edizione. Loro sono degli operatori del cinema, perché Ciampino è legato a stretto, diciamo, a un legame molto stretto con Cinecittà. Molti operatori, molti rental di Cinecittà hanno la sede a Ciampino, e quindi insieme a loro stiamo collaborando a creare questo nuovo, diciamo, festival. Abbiamo già 900 iscritti, quindi insomma un numero importante di iscrizioni. I rental hanno messo a disposizione dei premi che fanno molto gola ai giovani registi, e quindi insomma su questo ci sono dei workshop, delle collaborazioni con degli artisti italiani della commedia, della commedia italiana, insomma. Bello, molto bello. Quindi ascoltatori, poi informatevi anche sul web o sentendo la notte di Radio Radio, perché quando partirà il cine-estate di Ciampino, appassionati di cinema, noi vi terremo aggiornati. Allora, abbiamo il sindaco Giovanni Terzulli. A me a pelle avere un, diciamo, coetaneo, avere un ragazzo che sta diventando uomo da sindaco è veramente bello. Bello perché si capisce che c'è ancora la possibilità di fare le cose fatte bene senza parlare sempre male della politica, che tanti purtroppo hanno generato appunto questo tipo di nomea della politica. Il paese Ciampino ha una curiosità che nessuno sa, che gli ascoltatori non sanno. Cenni storici, qualcosa da scoprire, qualcosa. Non tutti sanno che Ciampino è stata per tanti anni la città in cui Pasolini ha insegnato in una scuola media, ha insegnato a un giovane Cerami, Vincenzo Cerami, in quella scuola, si è formato insieme a lui e da lì è iniziato un percorso artistico di Vincenzo Cerami, che purtroppo è scomparso 2 anni fa. E Pasolini è stato ha frequentato la nostra città per tanto tempo, quindi insomma appena arrivato a Roma dall'Altitalia è venuto, ha usato Ciampino come palestra educativa, e quindi insomma è stato un passaggio importante per la nostra città. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Ciampino Giovanni Terzulli, e rimanete qui su Radio Radio perché ci saranno altre novità riguardanti i comuni, tutte le manifestazioni, gli eventi, e quindi anche a Ciampino. Grazie sindaco. Grazie. Radio by Night Roma 104.5.